Siete belli qui tutti col gelato in mano che mangiate il gelato. E benvenuti. Mi sento, sei quelli che devono vendere le pentole, tipo con quest'archetto e con te che cucini. È una sensazione assolutamente strana, ma ce la possiamo fare. Grazie di essere qui oggi pomeriggio. Io sono molto contenta perché questo libro che si chiama Las Vegans mi sta regalando dei momenti che nella mia vita avevo soltanto sognato, e quindi sapete bene che quando poi le cose si avverano, perché è così, delle volte i sogni si avverano, quindi dovremmo far bene a sognare molto di più perché succede. E quindi sono contenta di essere qui per questa Milano Food Week perché ci sono un po' di cose da festeggiare. Però vedo che Riccardo mi guarda, perché forse Sì, tu vuoi dare il benvenuto. esatto, volevo dare il benvenuto a tutti e sono molto contento, visto che non si sente, almeno mi si vede. Sono molto contento che siate venuti tutti, perché noi approfittiamo del palcoscenico della Milano Food Week, che è una manifestazione ovviamente a cui teniamo molto, anche perché tra un anno c'è Expo e noi ci teniamo anche a far vedere come il cibo può essere un fattore anche culturale importante. E siamo in Gelateria Scarlatti perché c'è un motivo molto fondamentale, direi, perché Gelateria Scarlatti, che nasce già con un DNA internazionale, perché solo qui si assaggiano alcune cose che non avrete probabilmente ancora sentito nominare, come l'ube, il macapuno e l'anca, che sono gusti di gelato molto esotici, e l'aloalo, che è un prodotto assolutamente da provare. Tra l'altro tutte queste cose sono in promozione durante la Milano Food Week per tutti i food lover. Ma è appunto dall'attenzione al benessere e alla salute della proprietaria della gelateria, che è stata una dottoressa otorinolaringoiatra, che è nata anche una linea vegan. E quindi noi oggi vogliamo proporre questo gelato vegan e lo vogliamo fare in un modo anche vario, facendovi anche assaggiare quello che preparerà la nostra chef Karin Ranzani, che ha portato già, vedo, un sacco di squisiti, sfiziosi spuntini, e soprattutto grazie alla amica e autrice del A libro Las te, mio caro, Vegans, a voi tutti. Paola, A che ci fa molto piacere avere qui oggi, e io farei anche un applauso. tutti noi. Io non mi voglio dilungare, sappiate che adesso noi iniziamo subito con un assaggio che vi facciamo portare dalle nostre ragazze, e adesso Karen vi spiega anche di che cosa si tratta. E poi appunto alla fine del cooking show mangeremo altri risultati di questo cooking show e andremo anche a mangiare il gelato vegan, perché è per quello che siamo venuti e siamo tutti curiosi di assaggiarlo. Grazie veramente di essere venuti. E mentre loro impiattano, io, scusami, in realtà c'è la tua presentazione, invece ti ho preso totalmente il posto. Aspettiamo cosa dice Karin, che cosa ha preparato, perché poi queste sono ricette in qualche modo anche Sfiziose. sfiziose, poi ne abbiamo parlato al telefono perché qualcuna prende anche ispirazione da Las Vegas, quindi è stato tutto un lavoro fatto, messo insieme. Allora, Karin, che cosa ci hai preparato Esatto, tu? io ho preparato per iniziare un po' a deliziarvi delle pizzette tipo in pasta sfoglia che vedete qua, quindi con una base di pasta sfoglia, con della passata di pomodoro e con del formaggio vegetale. In questo caso un formaggio che ha un sapore che ricorda un po' il pecorino, quindi abbastanza saporito, fatto con la farina di riso, la fecola di patate e lievito di melassa. E poi andremo poi a vedere le ricette invece insieme a Paola che prepareremo insieme durante il pomeriggio. Quindi abbiamo un seitan in pasta sfoglia, tra l'altro il seitan in pasta sfoglia è anche un qualcosa di sfizioso che presenti benissimo nel tuo libro, quindi in questo caso Io lo usa. faccio in versione macro, tu hai fatto bene, Esatto, infatti è una bella idea, l'hai ridotto in versione stuzzichino, sì, mi brava. piaceva un po' Brava. creare uno stuzzichino tipo d'antipasto, però ovviamente in questo caso usiamo un'alternativa alla carne a base vegetale di seitan. Quindi vi lascio partire con gli assaggi E io e chiacchiero un po' grazie, con loro, va bene. ok. Dicevo, in quella presentazione all'inizio, perché oggi mi sento particolarmente contenta? Perché fondamentalmente voglio festeggiare con voi una cosa, con voi che siete qui oggi, e poi questa è la Milano Food Week. Voglio festeggiare quello che Bob Dylan cantava un bel po' di tempo fa, quando diceva Time they are changing. I tempi stanno cambiando. Ed è questo che voglio assolutamente festeggiare e sottolineare, perché questa settimana il mio libro è primo in classifica e questo mi riempie di grandissima gioia perché non avrei neanche mai pensato di poter arrivare in classifica, ma per
perché sono particolarmente contenta. Certo, è il mio lavoro e quindi mi dà grandissima gioia, ma la cosa che mi fa piacere è che se primo in classifica c'è un libro di ricette vegane, vuol dire che Bob Dylan aveva ragione, i tempi stanno cambiando, quindi a prescindere dal fatto che sia il mio libro, è veramente una grande gioia, perché se così tante persone decidono di andare in una libreria e chiedono un libro di ricette vegane, ma la cosa che mi fa ancora più piacere è che in questa classifica dei 10 libri più venduti, il mio è al primo posto, al terzo posto c'è un altro libro di ricette vegane, un libro di autori vari, di classici libri un po'... di ricette vegane che abbiamo comprato tutti noi, spesso quasi sempre di autori americani. Al quinto posto c'è The China Study e all'ottavo posto c'era un altro libro di cucina vegetariana. Allora capite bene che su 10 libri, sto parlando ovviamente prima in classifica del reparto Food and Drink, se alle mie spalle ci sono tutte quante quelle persone che propongono un certo tipo di alimentazione tradizionale, con il pollo in copertina per intenderci, bene, le cose stanno cambiando e quindi niente potrebbe rendermi più felice e credo che non potremmo desiderare un pomeriggio più bello da festeggiare, perché vuol dire che finalmente stiamo capendo una cosa fondamentale, e cioè che c'è una nuova consapevolezza legata al cibo. C'è desiderio di saperne di più. Come dico sempre io, noi purtroppo siamo stati, perché adesso le cose stanno veramente cambiando, la prima generazione di adulti che ha perso totalmente l'idea di filiera alimentare. Chi ha la mia età, quindi 40 anni, più di 40 anni, chi ha delle mamme, sa che le nostre mamme non avrebbero mai servito i pomodori sulla tavola di Natale. Mia madre non avrebbe mai pensato di offrirmi un ananas a gennaio e non mi avrebbe mai dato le fragole a novembre. E allora questo mi fa capire, l'altro giorno c'era un compagnetto di mio figlio a casa e sono arrivate per noi le prime fragole, prendiamo frutta e verdura da un'azienda biodinamica, e quelle settimane che c'è stato un bel sole sono arrivate queste prime fragole. Io ho detto a mio figlio: guarda amore, le prime fragole della stagione. Il suo compagnetto ha detto: le prime fragole, mangio fragole da 6 mesi. E lì ho capito... Cioè lui in modo assolutamente innocente ha definito i fatti, quelli che sono. Cioè i nostri figli pensano che le fragole si debbano mangiare sempre. E allora è questo che, a prescindere dal fatto che si possa diventare vegetariano o vegani, è questa la cosa che mi fa più specie, se volete. Perché non è detto che tutti debbano diventare vegetariano o vegani, anzi, non tutti sviluppano un aspetto etico nei confronti del cibo. E va bene così, perché ognuno di noi ha il proprio percorso e tutti i percorsi vanno rispettati e tutti i percorsi sono meritevoli di attenzione. Ma nel momento in cui tu sviluppi un aspetto etico nei confronti del cibo e capisci come dovrebbero andare le cose, capisci che non puoi più mangiare come hai mangiato fino a ieri. Negli ultimi 50 anni noi abbiamo depauperato, impoverito e sfruttato come non è mai successo dalla notte dei tempi. Sto dicendo negli ultimi 50 anni, 50 anni sono pochi, non sto dicendo negli ultimi 700 anni. Questo significa che se noi continuiamo a consumare in questo modo, ci sarebbe cibo, necessitiamo cibo per 5 pianeti di risorse e 5 pianeti per i nostri rifiuti. Capite bene che questo è impossibile, perché di pianeta noi ne abbiamo uno solo, e allora visto che siamo il 20% della popolazione che sfrutta l'80% delle risorse, ci dobbiamo rendere conto che siamo noi che affamiamo l'80% della popolazione mondiale con le nostre scelte. Nel momento in cui si inizia a mangiare vegano e vegetariano è l'atto più politico, militante, civile, generoso e coscienzioso che noi possiamo fare, perché se tutti mangiassero come noi stiamo mangiando stasera, ci sarebbe cibo per 12 miliardi di persone. Questo non lo dico io perché sono un'appassionata vegana, perché mangio vegano da 15 anni e perché sono vegetariana da 32 anni. Questa evidentemente è la mia storia personale. Questo lo dicono i grandi economisti, lo dice Jeremy Rifkin, lo dice Latouche. Un tipo di cibo compassionevole è veramente la scelta migliore che noi possiamo rendere alla nostra vita e a questo mondo. Anche perché i nostri figli non troveranno lo stesso mondo che abbiamo trovato noi nascendo 45 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, 30 anni fa. E allora non c'è niente di più bello del mangiare in modo consapevole, anche perché gli animali non sono nostri sudditi, ma sono nostri fratelli, fratelli minori che vanno in qualche modo rappresentati perché non hanno voce. E quindi sarebbe interessante cercare anche di riappropriarsi di un tipo di alimentazione che guardi a queste cose
E allora, perché ho iniziato parlando dei nostri genitori, del loro modo di mangiare, del modo in cui ci hanno cresciuti? Perché i nostri... Ma queste scarpe non sono scomode per offrire... No? Tipo delle cose... Sì, infatti, perché c'è... Infatti io ho detto, ma mi metto un minimo, sai, quelle scarpe minimamente, no? Ok, al di là di questo. Quello che voglio dire è che... Perché dico, stavo parlando del modo di mangiare dei nostri genitori, non è passato tantissimo tempo, ma loro avevano una consapevolezza diversa che noi abbiamo totalmente perso in questi ultimi 30 anni. Allora, nel momento in cui noi ce ne riappropriamo, non soltanto succedono cose meravigliose, lo dico sempre, tipo finalmente l'uomo che ami ti chiama e ti invita a cena, trovi il lavoro dei tuoi sogni, succedono delle cose bellissime nella nostra vita. Perché? Perché fondamentalmente prendiamo coscienza. E prendere coscienza e avviare un percorso di autoeducazione sono le più belle cose che noi possiamo desiderare nella nostra vita. E qui è importante capire che cosa mangiamo. Capite, quando mi dicono è stato fatto uno studio che dice che bisogna assolutamente mangiare la carne perché i vegetariani sono un po' tristi, depressi e si ammalano di più, a me viene profondamente da sorridere, perché dico innanzitutto da chi è stato pagato questo studio, ma soprattutto il primo a dire che bisogna mangiare in maggioranza cibo di origine vegetale, il primo vegetariano, il primo vegano della storia è stato Pitagora, tanto che, come racconto nel mio libro, prima del termine vegetariano, coloro che mangiavano così si chiamavano pitagorici. E dal VI secolo avanti Cristo, passando per Socrate, passando per Platone, passando per Leonardo da Vinci, passando per Shelley, passando per Tolstoi, da George Bernard Shaw fino ai giorni nostri, queste persone hanno dimostrato quanto si può stare molto bene mangiando così. Ritornando ai nostri genitori, cosa succedeva? I nostri genitori mangiavano la carne, io sono cresciuta mangiando carne, però c'era un rispetto diverso. Quando si comprava un buon pezzo di bollito, e mi ricordo mia madre tornava e diceva a tavola, sai che ho trovato proprio un buon pezzo di bollito? Era quasi argomento di conversazione, perché quel pezzo di bollito sarebbe stato cucinato per un'occasione speciale. Nessuno avrebbe mai pensato di mangiare carne 3 volte al giorno, soprattutto noi signorine che ci teniamo alla linea della parte occidentale, quella ricca e opulenta. Voi dalle finestre è meraviglioso, io sono siciliana, qui sembra made in Naples, proprio tipo le finestre affacciate, tipo adesso stendono i panni, è bellissimo. Pensano che la mattina devi mangiare magari 2 uova perché fanno bene, sono proteiche, perché ti tengono in forma, magari soltanto la parte del bianco, poi a pranzo mangi la bresaola perché si sa la bresaola è assolutamente magra e ti tiene in forma, e la sera magari mangi una fettina di pollo. Peccato che quel pollo è cresciuto in 6 settimane quello che sarebbe dovuto crescere 6 mesi, quindi quella fettina di pollo nel momento in cui la mettiamo in una bella padella diventa minuscola così, perché si restringe di tutti quanti gli ormoni. Oppure noi mamme, tutte quelle che siamo mamme, facciamo sempre attenzione a dire, mio figlio gli è venuta la bronchite, spero di non dovergli dare l'antibiotico. Cioè questo lo diciamo tutte le mamme al mondo, mentre magari stiamo grigliando una buona fettina di pollo perché quello di antibiotici non ne ha presi. Allora fondamentalmente è come se su quella fetta di pollo ci fosse scritto augmentin, che invece è trasparente, non c'è scritto praticamente. Però è questo che è interessante. Siete diventare vegetariani o vegani, non è tanto questo il punto, è ovvio, cioè io desidero che tutto il mondo diventi vegetariano e vegano, veramente ci sarebbe cibo e risorse per tutti, come diceva Gandhi, al mondo c'è abbastanza per i bisogni di tutti, ma non c'è abbastanza per l'ingordigia di tutti. Allora capite che soltanto con un modo di mangiare giusto noi possiamo cambiare le cose. Quello che voglio dire è che al di là del fatto di diventare vegetariano o vegano, la cosa importante è riacquisire consapevolezza di quello che mangiamo. E per concludere questo primo intervento, per sentirci vivi, il termine vegetariano arriva da vegetus, che vuol dire vivo, fresco. Per sentirci vivi noi dobbiamo mangiare cibo vivo. Non voglio usare determinati termini perché ci sono tanti bambini e poi perché non mi piace una sorta di fondamentalismo legato alla causa vegano-vegetariana. E in questo caso mi viene sempre in aiuto Leonardo da Vinci, che ha detto una frase che avrei voluto fosse mia, ma purtroppo non è mia. Leonardo da Vinci diceva, ed è talmente esplicativa che non ci sarà neanche bisogno di commentare, però Leonardo da Vinci diceva, perché 2 pecore morte in un campo vengono considerate cadaveri e le stesse 2 pecore appese ad un gancio di un macellaio vengono considerate cibo? Allora questo dovrebbe farci riflettere, una frase come dire talmente potente che come dire si può concludere qui questo mio intervento, ti fa veramente capire la cosa. Allora nel momento in cui noi ci riappropriamo di una consapevolezza alimentare, iniziamo a mangiare secondo la stagionalità, che è una cosa meravigliosa.
iniziamo a mangiare quello veramente che ci necessita e quindi mangiare per scelta e non per abitudine. Nel momento in cui noi scegliamo di mangiare un cibo compassionevole, non possiamo che cambiare la nostra vita. Ippocrate diceva che il cibo sia la tua medicina. Ebbene, vi dico una cosa, non è mai esistito dalla notte dei tempi che l'essere umano si ammalasse, così come succede sempre più spesso, a causa delle proprie abitudini errate. Cioè, che vita facciamo? Sembriamo dei criceti su una ruota. Corriamo, 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 e che cibo chiediamo alla nostra società? Chiediamo un cibo che costi poco, chiediamo un cibo che si cucini in fretta, chiediamo un cibo che ci faccia fare bella figura con pochissimo sforzo. Moltissimi di noi comprano delle cose cucinate da altre persone, comprano delle cose precotte, mangiano dei surgelati o mangiano delle cose comunque che non ha richiesto nessun minimo, pochissimo amore e pochissimo impegno. Ora, come possiamo pensare che questo cibo ci possa nutrire? Noi siamo la prima generazione di adulti al mondo, la prima generazione di persone estremamente sazie ma poco nutrite. C'è grande differenza dal sentirsi sazio e dal sentirsi nutrito. Sono due cose totalmente diverse, perché un certo cibo ti nutre nel profondo. Il cibo che noi mangiamo diventa il nostro sangue le nostre cellule, le nostre cellule i nostri pensieri. Noi siamo quello che mangiavo, diceva Feuerbach alla fine del 1700. E allora perché non fare un tipo di riflessione legata a questo? Poi magari ridurremo soltanto una volta alla settimana, magari diventeremo vegetariani, vegani, magari non ci interessa. Però io ho grandissima stima di tutte quelle persone che mangiano in modo normale, come mangiavo anch'io, in modo assolutamente tradizionale, ma che mi dicono: sai, io so perfettamente che cos'è questa fetta di carne, so esattamente questo pezzo di formaggio quali danni può portare al corpo, ho studiato, lo so, ma continuo a mangiarlo. Ecco, massima stima. Il problema è che le persone mangiano senza sapere quello che mangiano. E poi abbiamo i nostri figli pieni di catarro, bronchite, bronchiolite, broncospasma, broncopolmonite, cioè tutte quante le cose, e siamo lì a cercare di dare medicinali, otiti, e poi di nuovo medicinali, otiti, quando basterebbe soltanto togliere dalla loro alimentazione latte e latticini per rendere questi bambini liberi dal catarro. I bambini che non mangiano latte e latticini sono bambini che praticamente si ammalano pochissimo. Perché il latte, specie specifico, è mamma, bambino, capra, capretto, mucca, vitellino. Siamo gli unici che dopo la dentizione mangiamo il latte di un'altra specie, nessun altro in natura lo fa. E allora, nel momento in cui voi decidete di approfondire e vi andate a leggere la storia dell'evoluzione umana, capirete che a un certo punto è stato fondamentale per le persone che dall'Africa, stiamo parlando di un'evoluzione di migliaia di anni, andavano verso il nord, sono stati i primi a comprendere la pastorizia, morivano, più andavano a nord più la pelle si sbiancava, ma morivano, sto parlando di un'evoluzione di anni. Perché? Perché non riuscivano senza il sole a sviluppare la vitamina D. Allora hanno capito che attraverso, come dire, la pastorizia potevano insieme, grazie a quel latte, poter sviluppare determinate vitamine per la pelle, si schiariva e si saliva sempre più verso il nord. Ma a parte quei popoli che hanno sviluppato un enzima per il latte, e anche lì ci sarebbe molto da dire, noi non abbiamo bisogno di questo tipo di alimenti. Anzi, cioè, io veramente di quando dico alle mie amiche: smetti di mangiare latte e latticini e nel giro di 3 settimane farai veramente così, ti sgonfierai totalmente, perché tutto quel muco viene ovviamente da un latte che è destinato a far crescere un vitello in pochissime settimane, mentre noi raggiungiamo il nostro peso forma in 18 anni di sviluppo. Allora, quando le persone mi dicono, ho visto un sacco di servizi, di articoli, e poi con questo concludo e passiamo a te, mi dicono: ah, ma l'essere umano è onnivoro. Certo, l'essere umano è onnivoro, però è onnivoro per esigenze di adattamento, però basta guardare la nostra dentatura per capire che noi non siamo carnivori, basta guardare il nostro intestino per capire che non siamo carnivori. E allora perché? Come concludo io nel mio libro, ripercorrendo la frase di mia madre, diceva: perché facciamo così? Quello che indossiamo, la maglietta bella, di marca importante, eppure compriamo cibo scadente al discount. Perché facciamo così tanta attenzione a quello che è il nostro esterno e così poca attenzione a quello che è il nostro interno?
Ebbene, vi assicuro che nel momento in cui farete attenzione al vostro interno, più che al vostro esterno, potrete andare in giro con una t-shirt bianca e un paio di pantaloni e sarete bellissime, bellissime, perché la luce che irradiamo, la irradiamo da dentro, non è mai da fuori. E allora semplicemente bisogna cercare di riappropriarsi di questo concetto, che noi siamo quello che mangiamo e che le cose al mondo cambiano soltanto se cambiamo noi. Non è più tempo di delegare, è il nostro percorso di autoeducazione che può cambiare le cose, è il nostro percorso di presa di coscienza che può cambiare le cose. E più ne saremo consapevoli e più consegneremo ai nostri figli un mondo meraviglioso. Grazie. Basta, ci mettiamo a cucinare. Io anzi mi siedo e mangio, anch'io. Volevamo partire con la crema di Rape Rosse. Brava, la volevi fare? Facciamola sì. Adesso? Ma ce l'abbiamo? Tu, insomma, abbiamo... Ve la spiego io, sì. Allora abbiamo deciso con la bella Karin, che lei, prima abbiamo fatto le foto, è diventata tutta rossa. Allora, lei mi ha detto, non è il mio mestiere fare le foto, allora era tutta quanta rossa, così. Allora, questa è una crema che io racconto nel mio libro, in Las Vegas, e che è una crema alla quale sono molto affezionata e che faccio tanto, con tofu. Allora, noi oggi dovete anche considerare una cosa, che non abbiamo una grande apparecchiatura di cucina, no? Quindi noi faremo delle cose, io però comunico anche dei trucchetti relativamente a queste cose che potete fare in casa. Netto di tofu di questa consistenza, no? Che è quello che troviamo facilmente ormai anche in tutti i supermercati, questa è la bella notizia, quindi non bisogna più andare nei supermercati naturali. Questo tipo di tofu lo trovi dappertutto. Io personalmente lo sbollento sempre qualche minuto, cioè proprio 2-3 minuti in acqua bollente gli do sempre una sbollentata al tofu. Dopodiché prendiamo delle rape rosse che sono qui, brava. Sembriamo organizzatissime. Ecco. Brava. Quelle anche queste che già si trovano. Sì, sono già proprio cotte a vapore. Esattamente. Biologiche, sono. Si trovano anche nella grande distribuzione. Esattamente. Che sono quelle lì, le barbabietole nel sacchetto, sì. No? Allora, nel libro vi racconto anche un paio di versioni di questa crema, perché a me piace farlo, per esempio, se capita, per le feste dei bambini, si può fare con le carote, si può fare con gli spinaci, perché diventano colorate. Allora, alla fine, io che comunque sono femmina, ho una predilizione per tutti rosa, naturalmente, perché questa crema diventa di un rosa shocking chicchissimo, quindi ve la consiglio se volete colpire qualcuno. Perché è un abbinamento cromatico meraviglioso, poi anche magari anche con del pane eccetera. Quindi le speliamo un pochino e le mettiamo in un mixer, ma ce l'abbiamo, è quello, un mini pimer. Okay. Dove andremo a mettere poi dell'olio, un po' di cidrato di umeboshi. Voi conoscete queste cose di cui io parlo tantissimo nel mio libro? Avete voglia di fare delle domande mentre Karin prepara? Acidulato di umeboshi, shoyu, tamari, vi può interessare? Domanda? Conoscete? Allora, sono entrambi due cose di tradizione giapponese, di tradizione millenaria giapponese, perché hanno un potere fermentante, perché sono fermentate, sono estremamente hanno un grandissimo beneficio all'interno nel nostro intestino. Ed è quello che io uso nella mia quotidianità, ma credo anche Karin. Karin, ti prego, se hai qualcosa da aggiungere, fallo. Io lo so che sono abituata a parlare e mi pagano per questo, quindi lo faccio di mestiere, quindi difficilmente sto zitta, però tu interrompimi. Sì, io lo uso tantissimo l'acidulato, anche perché ha la capacità di dare l'effetto dell'aceto, ma non di acidificare l'organismo, anzi di alcalinizzarlo. Bravissima. E poi di dare anche il salato, quindi in questo modo evito di usare il sale. Aggiungo un pochettino di acidulato di umeboshi, mi fa da sale e anche d'aceto alcalino però, e dà un sapore gustosissimo a tutte le creme o salse. Infatti anche fatto con le carote, per esempio, buonissimo, anche buonissimo. Il pomodoro, si può poi giocare con la propria creatività. Quindi ho un acidulato, per esempio, quello che uso io personalmente, sono gli acidulati di riso, ma devo dire che senza acidulato di umeboshi non si canta messa. Infatti fra poco partirò anch'io in vacanza, mi porto una valigia con il mio kit di cose assolutamente fondamentali, perché quelle sono le cose che ormai fanno parte della nostra alimentazione. Ma che cos'è interessante? È quello che ha detto Karin, ha il potere di alcalinizzare il nostro corpo. Adesso io lo vedo anche su Facebook, la dieta alcalinizzante, le cose per alcalinizzare. Noi che abbiamo studiato macrobiotica una vita, è 20 anni che sentiamo parlare di alimenti che alcalinizzano, ma sembrava, perché il nostro corpo si ammala nel momento in cui c'è un livello di acidità troppo forte. Che cos'è che acidifica il corpo? Tutti gli alimenti di origine animale. Gli alimenti di origine vegetale hanno il potere invece di alcalinizzare il nostro corpo e quindi di portarlo assolutamente in equilibrio.
Allora, come vedete, aggiungendo un pochettino di olio extravergine, odium e bosci, guardate, faccio girare, posso fare la tua hostess? Grazie. Venghino, signori, venghino. Allora, con un po' di olio extravergine e di acidulato di meboshi, questo è il colore che otterremo. Allora, è ovvio che nel momento in cui voi avete un mixer più veloce, inevitabilmente viene più crema, certo. Cioè noi qui viene ancora un po' granuloso, e poi viene granuloso per un'altra cosa, che il tofu non è stato sbollentato. Nel momento in cui lo sbollentate, ieri io, per esempio, ho fatto questa quiche con gli spinaci, e il tofu, nel momento in cui si sbollenta, viene decisamente più morbido. Quindi al tatto lo assaggerete, quando adesso ve lo serviremo, avrà un aspetto un po' granuloso. Considerate che se lo sbollentate 2-3 minuti, quello non ci sarà più. Però il colore è bellissimo, con un'insalatina di cavolo così, sono i colori della stagione, no Elisa, guarda? No? Scicchissimi anche. No, perché qui bisogna difendersi, pensano che noi mangiamo roba triste, cioè sementi e granaglie. Io vi sembro una triste, cioè se mangio così da 15 anni voglio dire qualcosa ci sarà, non mi sento affatto triste, quindi. Infatti noteremo una grande differenza, perché la crema che ho preparato per voi ospiti qua stasera l'ho preparata appunto sbollentando prima il tofu e usando un mixer ad alta immersione. Ma sei meravigliosa. Quindi noterete sia una differenza a livello visivo e anche poi, vabbè, gustativo, adesso non avrete modo di assaggiare tutte e due. Finisce lei. Comunque una grande differenza. Però questa qui, ripeto, fatta con gli spinaci, fatta con le carote, per le feste di bambini, sono belli fare anche piccole fettine di pane, per esempio anche a forma di cuore, di stagna, e mettere tutte queste cremine colorate. E poi sopra io amo mettere sempre dell'erba cipollina, perché quella la rende veramente deliziosa. Quel tocco di verde sul rosa è bellissimo. Prego, la domanda. Allora, cioè, in che senso tutti i giorni solo legumi? Ah, sì, allora, se una persona non mangia carne e mangia delle vegetali, cioè rendiamola magari più generale, una persona non mangia, io non ho mai mangiato, non mangio carne da 32 anni, non ho mai preso integratori, anche questa palla degli integratori è assolutamente una cosa da sfatare, ho una B12 perfetta, anzi, le più grosse carenze di B12 ce le hanno gli onnivori e non i vegani. Se sono dei vegani che mangiano bene, è ovvio che se io mangiassi aranciate, patatine tutto il giorno, sono cose vegane, ma forse qualcosa mi potrebbe capitare, no? Allora, mangiare legumi, i ceci, i fagioli, le lenticchie, è una fonte di proteine vegetali. I grandi atleti vegani, perché esistono grandi atleti vegani? No, perché dovrebbe fare male? Cioè, non fa assolutamente male. È ovvio che tutti i giorni si mangia le lenticchie con il riso integrale, una crema di fagioli, cioè è ovvio che non è lì che tutti i giorni... No, no, però non fa male, cioè è questo che è il punto veramente interessante. Le cose che ci dà la natura di vivo, perché dovrebbero farci male? È questo che io veramente delle volte... Perché tutti siamo condizionati, io per prima... Non è, è una cosa che appartiene a tutti noi, però quello che la natura ci dà di vivo, di buono, prima parlavo con una mia amica, mi ha detto sono reduce da una intossicazione alimentare, e le ho detto cosa hai mangiato? E le ho detto risotto delle verdure, e ha detto nel risotto delle verdure è impossibile che ti venga una gastroenterite che finisci in ospedale. Allora, il risotto con le verdure era mantecato con del burro, con del formaggio, che sono andati a male. Perché non è possibile, signori, nel momento in cui dobbiamo capire anche i cibi nel nostro corpo che effetto hanno. La carne dà vita alla putrescenza, le cose vegetali alla fermentazione. Capite che è diverso? Cioè io non so che cosa sia, i bambini cresciuti vegetariano vegani non hanno una diarrea, non hanno un vomito, non hanno un acetone, cioè, perché da dove gli dovrebbe venire? Le uova hanno una carica batterica pazzesca, il formaggio, ma se mangi cose di origine vegetale, quindi i legumi che ben vengano, non potranno mai nuocere. Nuoce nel momento in cui noi mangiamo carne tutti i giorni, perché comunque carichiamo troppo il fegato e i reni. Infatti tutte queste diete super proteiche sono deleterie, perché ti fanno dimagrire al momento, ma caricandoti l'organismo in un modo impressionante.
A discapito di cosa? Sì, perdi peso, ma come stai? Ma noi non abbiamo bisogno di dieta, abbiamo bisogno di regimi alimentari che ci mettano nel nostro peso. Se noi mangiamo cibo naturale, ne possiamo mangiare la quantità che vogliamo, diventeremo sovrappeso se siamo sottopeso. È come dire normopeso se eravamo sovrappeso, cioè come dire riequilibriamo assolutamente il nostro corpo. E quindi questo che è veramente interessante. Non c'è modo che questo possa nuocere, assolutamente. Di una mucca felice, no, sto scherzando. Da farina di riso e fecola di patate. Poi c'è del lievito di melassa e a seconda delle tipologie c'è l'aglio piuttosto che le noci, l'erba cipollina. Perché adesso nel mondo vegano abbiamo anche a disposizione il formaggio a base vegetale. Quindi un formaggio che ricorda quello, diciamo, latticino, però innanzitutto non ha la crudeltà che può contenere un formaggio latticino. Certo. Poi non ha colesterolo ed è ugualmente molto gustoso. E io quello, sono una grande fan di questi formaggi, devo dire. La parmigiana, io sono siciliana, capite che sono faccia parmigiana, almeno 5 volte all'anno mi tolgono tipo la patente da siciliana, cioè come dire. No? Però la parmigiana, oppure spesso non ne capita la mattina di mangiare, perché tutti noi facciamo sport, anche uno sport sostenuto. E quindi ho bisogno di una colazione alcune mattine particolarmente proteica. Allora magari capita di mangiare una buona piadina fatta di grano Khorasan con questo formaggio e magari accanto ho un avocado o un po' di crema di fagioli, che è un'altra mia specialità, tipo, sono quelle ricette salvavita. Perché sapete qual è il problema del cibo di origine animale, contro il quale io ormai ho ingaggiato una battaglia all'ultimo sangue, nell'accezione bella del termine, che si prepara in fretta. Allora, se io però ho un figlio, lavoro esattamente come voi, mi capita di arrivare a casa alle 7 e di dover mettere a cena tutta la famiglia in modo, ovviamente secondo i miei principi, in modo vegano. E allora la cosa bella di questo libro è che ci sono tantissime ricette che fai veramente in 5 minuti, perché purtroppo la fetta di pollo e l'insalata la prepari in 7 minuti, meno, in 5, nel tempo che stai facendo la tavola se sei in ritardo. E dici, vabbè, a mio figlio gli ho dato un po' di proteine e l'insalata per stasera va bene così, siamo tutti a posto. No? Sono i pensieri che facciamo tutte le mamme al mondo. Credo. E allora è quella la differenza. Ci sono mille ricette che possiamo imparare a fare veramente in 5 minuti e che sono deliziose. E questa crema di fagioli, che vi assicuro è di una semplicità disarmante, è anche una buonissima colazione. Quindi è imparare a capire che cosa mangiare. Però guardate com'è bella così. Come sono tipo venditrice di pentole? Ne vendo secondo voi? Cioè sono tipo qua, dico qualcosa. Potrei vendere qualunque cosa, ha visto? E allora nella vita, come dire, come diceva mia madre, non sarai mai povera, qualcosa troverai sempre da fare. Allora, è deliziosa da servire, no? Cioè, proprio bella e anche buona. Adesso però l'assaggerete, perché sennò poi è una cosa bella che non... Per me? Assolutamente, a me ho mangiato un sacco. Mamma, come sei bella. Ciao, amore. Avete delle domande, delle curiosità, dei dubbi? Eh? Allora, il pane, per esempio, questo è un argomento interessante. Certo che il pane va bene, io ormai amo questa cosa che poi si iniziano queste cose e poi chiunque alza la mano e mi dice ma questo secondo te va bene, ma questo mi fa un po' sorridere, nel senso che poi il pane va bene. Allora, però, che cosa è successo al nostro meraviglioso pane, alla nostra tradizione negli ultimi 30 anni? Mio padre mi ricorda ancora che il pane che facevano quando lui era piccolo in Sicilia, le donne se lo mettevano al petto, queste pagnotte gigantesche, e le tagliavano dall'esterno all'interno con questo coltello che io da bambina avevo paura che si potessero tagliare. Era un pane che veniva fatto la domenica e si mangiava per tutta la settimana. Perché secondo voi il pane normale dopo 2 ore è legno? Perché purtroppo adesso comunque i lieviti chimici per fare fronte alla grande panificazione, perché siamo miliardi di persone, il pane deve lievitare in 3 minuti. Quello era un pane che lievitava la settimana che consumavi quella. Allora il pane deve essere un pane, vi dovete trovare un panettiere, ve lo fate voi, meno trattato possibile, soprattutto le farine. Signori, scusate, ma quando eravamo piccoli qualcuno di noi aveva un amico affetto di celiachia? Si sentiva parlare di omega 3? Cioè,
capite che i tempi cambiano, ma che si creano anche delle cose, delle malattie, che sono malattie dei tempi nei quali viviamo. Purtroppo il grano non fa più a tempo a crescere come dovrebbe, per fare fronte alla grande distribuzione viene tagliato troppo presto, deve essere reso elastico perché le macine non sono più a pietra. E allora capite che subisce delle trasformazioni talmente profonde, queste trasformazioni non possono non fare male al nostro fisico. E allora certo mangiamolo il pane, ma anche lì chiediamo, io lo spiego nel mio libro per esempio, perché mi interessa, c'è tutta una parte dedicata agli alimenti nascosti nel cibo per bambini, nelle caramelle, le gelatine, cioè il pane. Quasi tutto il pane fatto a Milano è con lo strutto, che è veramente il più terrificante degli ingredienti nascosti, grasso del resto dei resti del maiale. Allora chiediamo, c'è strutto in questa pizzetta, c'è strutto in questo grissino, c'è strutto in questa fetta di pane? Cioè non fidiamoci soltanto perché andiamo da un panettiere, chiediamo che tipo di panettiere è, come le fa le cose. È questo che è importante, quindi il pane certo che non fa male, dipende che pane. È come il sale, devi diminuire il sale, ma nessuno che ti dice cerca piuttosto di mangiare un sale integrale mediterraneo, che un pizzico di sale non può assolutamente far male, e anche quale sale si mangia, perché il sale subisce lo stesso processo di raffinazione che subisce lo zucchero, e quindi è questo che è deleterio. Domanda, c'erano delle domande qua? Aspetta, c'era forse una signora lì? No, ok, andiamo avanti noi, mi dica. Volevo sapere come mai comunque si cerca in tanti cibi vegani e vegetariani il gusto del cibo non vegano, tipo quello che sa di formaggio ma non è formaggio, la cotoletta di pesce che però non è pesce, e non si sviluppa invece dei gusti autonomi diversi dalla cucina tradizionale. Allora, la sua è una domanda molto pertinente. La signora dice perché nei cibi vegani devono avere il gusto di qualcosa che non mangi, il formaggio che però non è formaggio ma che deve sapere di formaggio. Sa, questo in qualche modo è per parlare con chi sta facendo una dieta di transizione. Io che non mangio niente di origine animale da quasi 16 anni, capisce bene che per me il brustel è solo quello di soia. È ovvio che se offro un panino con un salame, perché fanno un salame carino da dare anche ai bambini nel panino, magari ovviamente fatto di soia anche quello, o di, comunque esistono di lupino piuttosto che di seitan, eccetera. Allora l'assaggi per me è buonissimo, perché io non mi ricordo più che gusto ha il salame, no? Quello è anche un modo forse per avvicinare le persone, capisce? Perché comunque tutti noi, innanzitutto prima mangiamo con gli occhi, mangiamo con i ricordi. Questo lo faceva mia madre lo faceva in questo modo, questo non è buono come quello che faceva mia suocera, questo no, però non è buono come quello che fa mio marito. Cioè nel senso siamo tutti legati anche da un'altra parte. Allora inevitabilmente, essendo esseri umani, avendo questi argomenti o perlomeno di lessico, nel momento in cui si presenta un formaggio si dice è un formaggio perché ha la consistenza del formaggio, però è un formaggio per vegani. Certo, la cotoletta per vegani, lo capisco cosa vuole dire, non è sbagliato, però assolutamente, però nel momento in cui lei mangia cereali integrali, lo shoyu, l'acidulato di umeboshi, il miso che è un altro alimento fermentato che fa benissimo, il tofu stesso, e credetemi, non sono tutte cose, la critica spesso che mi viene fatta è quella di dire ma questi sono cibi che non appartengono alla nostra cultura. E perché la polenta o i pomodori o i fagioli 600 anni fa appartenevano alla nostra cultura? La polenta è delle zone andine, è stata portata dalle nostre parti 700-800 anni fa e ora noi siamo il paese anche della polenta. Cioè capite che il tofu che mangio io è un tofu prodotto in Italia, ha un'altra tradizione, ma la globalizzazione, signori, ha anche un aspetto positivo se la usiamo in un modo intelligente. La quinoa ha permesso ai popoli del Centro America di svilupparsi, di crescere, perché è l'unico cereale che ha anche una proteina ed è di una bontà pazzesca, non appartiene alla nostra tradizione. Ma perché questo Kamut di cui tutti parlano, innanzitutto Kamut è una marca, il grano si chiama Khorasan, Kamut è come dire Coca-Cola, è assolutamente una marca. È un grano che viene coltivato soltanto in Canada e in alcune pianure americane, perché ha bisogno di quel tipo di temperatura. Quindi esiste anche un tipo di
lato positivo, nelle cose che possono arrivare da lontano ma sulle quali noi siamo coscienti, perché spesso chi mi muove questa critica sono persone che non sanno che il tipico pranzo domenicale di ognuno di noi ha fatto in media 3 volte il giro del mondo. Tutti andiamo a vedere le lenticchie che mangiamo da dove vengono, tutti noi quando andiamo al supermercato leggete la provenienza, non ci credo. E poi siamo lì a dire, anch'io, è ovvio, però siamo lì a dire, beh, però la quinoa cresce, il kamut. Ok, l'importante è essere consapevoli delle cose. E chiedere anche alla nostra vita il fatto che la consapevolezza avvenga poco a poco. E credo che questa sia darci tempo, non puntare il dito, darci tempo, accoglierci, cadere, rialzarsi. È questa la cosa bella. Com'è, vi piace? Buono? Brava. E tu chi sei? Come ti chiami? Jacopo. E quanti anni hai? 11. È carino. Allora, amore, dice Jacopo ha 11 anni e dice da quando la mamma è vegana ho scoperto il triplo dei sapori. Cioè, come dire, ci si apre alla vita e a nuove esperienze. Non capisco perché, credetemi, io per le questioni di cibo ho perso amicizie che credevo a prova di bomba. Cioè, litigi ai coltelli, perché quando tocchi il cibo è come se tu toccassi la mamma e la mamma non si tocca. Ebbene, ho imparato per esperienza personale che la mamma a un certo punto è necessario toccarla se vogliamo diventare degli esseri umani assolutamente competenti emotivamente. Abbiamo bisogno di metterla in discussione, capire quanto è stata meravigliosa, metterla al suo posto e farci la nostra vita con tutto l'amore del mondo. Io amo mia madre, questo libro è dedicato a lei, ma le sue polpette erano qualcosa che io non volevo mangiare, perché a 12 anni ho detto non mangio più gli animali. E allora le polpette che ho fatto al Salone del Libro di Torino e che sono state un successo strepitoso sono dedicate alla memoria di mia madre, di cui mi manca la forza, la resilienza, la bellezza, gli abbracci. Non mi mancano le sue polpette? Bene, ma questo non succede niente. Le sue polpette adesso le faccio in versione vegana e sono deliziose. Cioè, cosa ci può essere? Scusate, ma come si fa a chiamare proteine nobili carni piene di antibiotici e ormoni straziati di animali infelici? Quelle che uso io sono proteine nobili, quello che usa lei sono proteine nobili. Sapete perché? Perché la nobiltà d'animo viene rappresentata in una sola cosa, la compassione. E allora noi vegani mangiamo proteine nobili, che non sono di animali, ma che sono delle proteine che considerano il benessere e la felicità anche dei nostri fratelli minori. È ovvio che potevano essere chiamate proteine nobili negli anni 30, aveva un senso, arrivavamo da un altro periodo storico, ma adesso la nobiltà d'animo deve essere nel permettere che tutti abbiamo una scodella di riso, perché non esistono esseri umani di serie A ed esseri umani di serie B, siamo tutti in questo mondo per essere felici. Ed è questa la cosa importante, quello è mangiare proteine nobili, perché sono nobili perché permettono a 6 miliardi di persone di mangiare. Quindi semplicemente riappropriamoci del nostro senso di critica, il buon Dio ce l'ha dato, è gratuito. Pensiamo prima di agire, e quello farà assolutamente la differenza. Ti vorrei dare una mano anziché chiacchierare. Ma sai che ho capito che io non so fare due cose insieme? Neanch'io. No, perché comunque, esatto, cioè non è che io descrivo una ricetta, fondamentalmente per me parlare di queste cose è emozionante, cioè mi tira fuori un sacco di... e non riesco a cucinare, proprio l'abbiamo capito, è impossibile, brucio le cose, me le scordo, ho sempre bisogno di qualcuno che cucini le cose e io nel frattempo chiacchiero. Allora. Va bene, se ci sono ancora delle domande, se vuoi... Ah, lei le porge. Io... Allora la signora dice una volta è stato assaggiato un arrosto e non era carne. Lei mi fa pensare a questo che se andate sul sito del Corriere c'è un articolo che hanno fatto in Germania nella zona delle salsicce più gustose di Germania. In una caserma militare hanno dato invece delle salsicce di seitan.
i militari non se ne sono accorti. E sotto questo articolo ci sono tutte le mie ricette vegane che ho raccontato al Corriere, tipo il panino piuttosto che eccetera. Perché anche questa cosa dei sandwich, pensare che un buon sandwich debba avere il prosciutto e la mozzarella, non è così. C'è nel libro dedicato una sezione ai sandwich, perché anche a me piacciono i sandwich moltissimo. Anzi, vorrei un camion dei panini vegani, lo troverei meraviglioso. E non sono solo quelli i panini, quindi anche il condizionamento che noi abbiamo. Si chiama appunto arrosto, ma non è arrosto, ecco, come dire, lo dovremmo chiamare in un altro modo. Sì. Arrivederci, stia bene. Esattamente. Ok. Tutte e due contemporaneamente. Di cucina vegana? Sì, aspetta, perché forse ti ho sentito male, dice come faccio a fare una ricetta in mezz'ora velocemente? Senza usare precotti. No. Ok. Tu la domanda così magari capisco. Scusate. Ok. Allora, la signora dice, ma come si faccio in mezz'ora a preparare una cena, perché comunque se scelgo i legumi secchi piuttosto che freschi ci vogliono tre quarti d'ora. Allora, questo è un grande mito da sfatare nella misura in cui anche dei cereali integrali. La gente dice, ah, ma io non compro il riso integrale perché il riso integrale ci metto un sacco. Allora, non so voi, ma io in tutti questi anni ho sviluppato, come dire, un modo che mi permetteva di mangiare in questo modo. La mattina quando mi sveglio, la prima cosa che faccio, mi metto gli occhiali, vado in cucina, bevo un bicchiere di acqua tiepida con un po' di umeboshi, che così mi metto a posto con l'alcalinizzazione tutto quanto il giorno con mezzo limone spremuto, e metto su la pentola a pressione con il riso integrale che ho lasciato ammollato tutta la sera. Innanzitutto toccare già il riso la mattina proprio è qualcosa di sensoriale, cioè quel riso ti fa sentire viva. Lo metto su, il tempo che mi vesto, che peraltro mio figlio va in una scuola dove preparo io da mangiare per lui, quindi io comunque la mattina sono costretta, ho scelto di essere ai fornelli, però il tempo che mi vesto, mi preparo, controlli due mail, fai 10 minuti di meditazione, cioè tutti abbiamo mezz'ora, se ne va? Cioè, chi di noi esce in 5 minuti 5, tipo esplosione dal letto? Nessuno. Nel frattempo stiamo preparando la colazione. Io esco da casa dopo 25 minuti, prendo il riso e uso un vecchio metodo. Finisco, lo spengo, prendo una vecchia coperta di lana, avvolgo la pentola e lo lascio lì. La sera torno e il riso integrale è meraviglioso ed è pronto. Lo metto in un Tupperware di vetro e ce lo lascio per tutta quanta la settimana e la sera arrivando a casa... Come ti chiami tu? Emma, alla peggio prendi una scatola di lenticchie biologiche già cotte, cipolla, salti tutto, insalatina fresca e hai mangiato benissimo. Hai mangiato cereali integrali, hai mangiato legumi, hai mangiato verdura di stagione, ti senti un toro. Anche questa cosa, scusate, io devo mangiare carne perché mi devo sentire forte come un toro. Il toro è vegano. La giraffa è vegana. Che con un calcio può uccidere un elefante, l'elefante è vegano. Quando mai si è detto che la carne ti rende forte? Come, peraltro è bellissimo dire, pure. Sì, super, è l'orangotango? Quindi dire, ah no, mi devo sentire forte come un toro, chiamare in causa un povero Cristo, che poveretto, quello è super vegano, e però ti senti come lui mangiando la bistecca. Cioè, io mi sento forte come un toro, non se mangio una bistecca. Da dove prendo la B12? Dalle cose che cadono per terra. Cadono, io mangio. È vero, è una provocazione, però ti giuro che è così. Cioè, la B12, chi soffre di carenze di B12, sono quasi... Guarda, è stato fatto uno studio interessante che è uscito sulla rivista di cui vedo il direttore qui, che si chiama Funny Vegan, che è una rivista per vegani, perché sono gli onnivori a soffrire più di carenze di B12. Io non ho mai avuto carenze di B12 e sono vegana da 15 anni, perché una dieta onnivora sbilanciata ti può fare soffrire di B12. In realtà la B12, e in questo Karin aiutami, sfatiamo uno dei luoghi comuni più pazzeschi, non arriva dagli animali.
ma arriva dalla terra, dalla fermentazione della terra e che gli animali mangiano e la sintetizzano nel loro corpo. Però nelle foglie verdi, nel lievito alimentare che è pieno di vitamine del gruppo B, in natura esiste e non soffri minimamente di carenze. Cioè, no, no, non c'è una polizia vegana che ti bussa e ti dice lei ha preso l'integratore. No, no, ma era soltanto una battuta, perdonami, però è vero, perché tutti quanti mi dicono ah, sei vegana, ti giuro, c'è una vita, tutti, è la B12, è la B12. Cioè io ci ho cresciuto un figlio, è un bambino che non ha nessun tipo di carenza. Quindi nel momento in cui mangi cereali integrali, nel momento in cui mangi le foglie verdi, non c'è modo di poter avere i semi di lino, il sesamo, non c'è modo di avere carenze di B12. Quindi è il ferro anche quello, dalle foglie verdi, dalle alghe, le lenticchie, ma le alghe sono pienissime di ferro, in un modo meraviglioso. Il calcio, le alghe hanno 300.000 volte in più calcio di un bicchiere di latte. In Oriente le donne, non esiste l'osteoporosi per le donne orientali. Eppure non hanno mai bevuto latte e latticini nella loro vita, esattamente il contrario. È interessante. Quindi, come dire, esistono grandi interessi dietro il cibo che mangiamo. La filiera alimentare è la più contraffatta. Cerchiamo di informarci. E poi, come dico sempre io, restare ignoranti nell'epoca della libera informazione è il peggior danno che possiamo fare a noi stessi. Quando ho cominciato io, la gente mi dice, ah, sei diventata vegetariana, avevi 12 anni. No, non sono diventata vegetariana, vegetariano, il termine vegetariano non l'avevo mai sentito. Dove lo dovevo sentire 32 anni fa in una famiglia tradizionale siciliana? Io ho detto, non mangio più animali, è diverso. Ma il termine vegetariano era già un termine troppo evoluto rispetto alla condizione nella quale sono partita io, di una famiglia tradizionale 32 anni fa. Ma adesso, cioè non esisteva, mia madre è stata bravissima, mi faceva le cotolette di soia, ha cercato di andarla a comprare nelle erboristerie, non c'era un forum genitori di ragazzini precocemente vegetariani. Ora ce ne sono a centinaia, quindi basta mettersi lì e cercare. Perché restare ignoranti? Perché farci abbindolare? Perché farci raccontare delle cose che non sperimentiamo sulla nostra vita? Cioè il nostro corpo è il nostro tempio, ma è anche un meraviglioso laboratorio dove possiamo sperimentare delle cose bellissime, stare bene, essere in forma e mangiare in questo modo. Passiamo alla seconda ricetta. Passa alla seconda ricetta. Io vado a vedere dov'è il mio bambino che l'ho perso di vista. Sta giocando? Allora, come seconda ricetta abbiamo del tofu. Senti, ma che con delle alghe, con un misto di alghe, giusto? Paola parlava prima dell'importanza di assumere delle alghe per il calcio piuttosto che per altri sali minerali. Ciao, vi conosco, sentito tanto. E quindi qua ho un mix di alghe, belli. Alga nori, alga dulce. E ho messo intanto a bagno il mio tofu, del tofu naturale, che ho messo a bagno un po' di acqua e dello shoyu, quindi salsa di soia. Ancora, in questo modo vado ad inumidirlo. No? E così riuscirò a fare un'impannatura. Tutto bene? Timo, insieme dove stanno giocandola? Sì, alle mie alghe. Ti ho chiamato 100 volte oggi. Questa per esempio è una ricetta semplicissima, di quella appunto quando uno arriva a casa la sera tardi, con una fame grandissima, ciao, e basta semplicemente avere del tofu in casa, un po' di alghe. Ciao, bella. Come stai? Ciao, questa è la tua piccolina. Ciao. Ritorno lì. Ti annoi? Quindi avendo inumidito il tofu riesco a fare una buona impanatura. Allora, questa è una ricetta che io per esempio amo, che è questo tofu impanato. Infatti Karin ha detto, che ricette prepariamo? E gli ho detto, guarda, prepariamo due delle mie ricette più veloci. Questo tofu impanato con l'alga nori e appunto le varie creme, eccetera. Cioè questo è veramente un modo per mangiare il tofu delizioso. E sono sicura nel momento in cui l'assaggerete, magari adesso siete in tanti, non so se ne abbiamo abbastanza, però... è proprio piacevolissimo questo
Eppure le alghe, come dire, questo sapore di mare, le alghe arrivano, la tradizione italiana è piena di, io quando ero piccolo in Sicilia mangiavo queste alghe che si chiamavano il mauro, ancora adesso. Cioè, la tradizione di alghe c'è in ogni parte del nostro paese. Quindi, per esempio, oggi uno mi ha scritto su Twitter: ah, ma nel tuo libro tu fai tante ricette con le alghe, che arrivano tutte dal Giappone, c'è stato il disastro nucleare, eccetera. Allora, innanzitutto io consiglio soltanto alghe bretoni. Infatti, bambù. Eh? Giustamente abbiamo usato quelle. Esattamente, vedi? Quindi, tu adesso per esempio questa la stai facendo con l'insalata di alghe, io magari la faccio con i nori, alga nori in fiocchi. Però sono delle ricette buonissime e super veloci da fare. E anche delle cose diverse, perché cucinare sempre le stesse cose, no? È il tritato, le polpette. Sì. Mm. Ok, allora, il latte è la cosa più dannosa in assoluto e i bambini vegetariani, vegani crescono in media 5 cm in più dei bambini normali perché non sono sottoposti agli ormoni che ci sono nella carne, questo ormai è assolutamente provato. Probabilmente diventeranno più grandi. Gli americani oggi, l'uomo americano in media, prendo ad esempio dell'uomo americano che è cresciuto con latte di mucca ed è molto più alto rispetto ai suoi genitori, ha il doppio di apertura alare, ma un terzo degli spermatozoi di suo nonno. Allora, tu cosa vuoi? Un figlio gigante completamente tontolone o un figlio anche carino, piccolino, ma con una potenza pazzesca che ti fa 50 nipoti? Cioè, perché l'uomo deve crescere all'infinito? Mica siamo orsi bruni. Cioè, guarda gli americani, colui che ha inventato la macrobiotica, Michio Kushi, uno degli uomini più illuminati sulla faccia della terra, dice: guardate gli americani, hanno i colli perché sono figli di vitelli. È vero, perché li ha cresciuti una mucca. Hanno i colli alti così, l'orecchio nell'essere umano, la fisionomica, la macrobiotica, che è l'antica scienza del vivere bene giapponese di migliaia di anni, la medicina cinese, il lobo dell'orecchio corrisponde al nostro rene. Si diceva che chi aveva un lobo aveva lunga vita, no? Anticamente, quei nonni con quei bei loboni che avevano mangiato cereali nella loro vita. Adesso guarda questi che mangiano le generazioni di americani che hanno queste orecchie sempre più con meno lobo, perché comunque è vero, ci assomigliano in alcune cose. Ci sono delle persone che hanno delle facce proprio da maiale, lo vedi? Allora, ti voglio dire, io ti sto parlando adesso di medicina cinese basata sulla fisionomica. Ed è interessante vedere comunque la testa, stiamo parlando di una medicina vecchia di migliaia di anni, la testa dell'essere umano è fatta a forma di cereale, di chicco. Il riso integrale ha 7 strati, come 7 chakra. Capisci che legato al cibo c'è una filosofia meravigliosa che noi ormai abbiamo soltanto dimenticato? Il latte porta solo nocumento alla nostra vita, perché non è della nostra specie. Questi diventano più alti, anche con questi colli però. C'è un figlio vitello, non lo voglio, se è mio figlio vorrà dire che c'è, no? E allora è ovvio che noi adesso mangiamo cibo sempre più calorico, sempre più... Però questo cibo ancora una volta ci sazia o ci nutre? Che interessante. È ovvio che gli orientali, allora guarda, ne parlavo l'altra volta, sono andata in Puglia a presentare il libro, avevo un autista cinese, io amo gli orientali, quindi sto ragazzo, 32 anni, è arrivato in Puglia a 17 anni, ne sapeva più lui di un qualsiasi medico dove andiamo noi. Gli ho detto: senti, ma tu quando sei arrivato qui cosa mangi? Ah, io tofu. Quando vai da tua mamma cosa mangi? Ah, io mangio sempre tofu. Gli ho detto: le uova, perché è interessante nella cultura orientale quante... Si dice, c'è un vecchio detto macrobiotico che dice: uccidono più le uova di una guerra. Le uova sono deleterie per il nostro fisico. E lui mi ha detto: io sono cresciuto mangiando un uovo all'anno, tinto di rosso per il mio compleanno, perché mia nonna diceva l'uovo fa male al sangue. Per dirti... Queste cose tramandate da padre in figlio in modo popolare, in realtà la dicono molto più lunga anche di tutti i medici che conosciamo noi.
In ogni buon ristorante che si rispetti cinese, c'è nel menu, se è un vero ristorante cinese, una ricetta che si chiama l'uovo dei cent'anni, perché loro prendevano un uovo, lo mettevano sottoterra, lo fermentavano, ne tagliavano una fettina per i compleanni. E allora non è interessante quello che è legato al cibo? Quindi probabilmente adesso i giapponesi, sì, allora che cosa gli ho detto questa cosa? E abbiamo parlato convenuto di questo, stavo perdendo il punto più importante. Voi avete mai visto uomini cinesi calvi? No, aspetta. Cina e Giappone mangiano un sacco di carne e di pesce perché la globalizzazione tocca anche loro. Il Giappone è stato l'unico paese al mondo che per più di 1000 anni ha avuto un editto imperiale dove la carne era vietata. Sì, sì, io però sto dicendo, ma il pesce già ha un tipo di nuoce in un modo diverso al corpo. Io sto parlando della carne, del latte e latticini. E i cinesi per tradizione mangiano tofu, un po' di pollo, ma non hanno la tradizione di bresaola, taleggio, gorgonzola, zola che abbiamo noi. Non esiste, le donne orientali sono le più belle al mondo, che possono piacere o meno, perché non si capisce l'età che hanno, e sai perché? Perché non mangiano le due cose che fanno invecchiare di più, latte, latticini e pane. Comunque guarda, io sono andata in Thailandia, in Cina, e trovare, cioè riuscire a mangiare vegetariano è molto difficile, perché loro la carne, pesce... Sì, però io sto parlando di tradizione, però io i posti dove mangio meglio sono i ristoranti, può capitare cinese, giapponese, dipende che cosa gli chiedi. Cioè io ho un maki con il tofu dentro, me lo fanno dappertutto, la gente mi dice no, non c'è. Però capisci quello che ti voglio dire? Tu adesso ci stai andando, io ti sto parlando di una cultura millenaria culinaria, che è interessante perché era la cultura culinaria, per carità puoi dissentire, non è che sto dicendo, non ho il verbo. Sì, ma sto parlando di tradizioni a vocazione vegetariana e tradizionalmente l'Oriente è a tradizione vegetariana. Che dici? Addirittura. Va bene, comunque a prescindere, cioè questo io ti sto parlando di quello che sono i miei studi, la mia estrazione e ti assicuro che la macrobiotica dice questo ed è molto interessante, basta andarsi a fare un minimo di ricerca macrobiotica e questo, indipendentemente da quello che succede oggi. Però sto parlando proprio di tradizione di cibo che mangiamo, una tradizione di un cibo che guariva. Cioè Ippocrate diceva che il cibo sia la tua medicina, poi è ovvio che le cose sono cambiate dappertutto. Però perdonami, per concludere, i cinesi comunque, non esistono cinesi calvi perché hanno un livello di acidità molto inferiore rispetto a quello che abbiamo noi. Però per carità, puoi dissentire e pensarla diversamente, figurati. Per me non esistono cose genetiche, è stato dimostrato. Ok. Va bene, dimmi. In Cina una decina di anni fa con... Posso portare anch'io una... Scusate, no, ma poi a prescindere, cioè non c'è motivo di... Esatto, cioè qui nessuno vuole essere contro qualcun altro. Ognuno esprime delle cose, è la presentazione del mio libro, state venendo ad ascoltare me, dico quello che penso, uscite qui fra un quarto d'ora e dite oh ma questa ha detto una minchiata dietro l'altra, oppure ha detto questa mi ha convinto, no, è una deficiente completa, cioè va benissimo, io Gesù Cristo non è piaciuto a tutti, non ho nessuna intenzione di dover piacere io a tutti, grazie a Dio non ho questa ambizione. Benissimo così, per carità, però voglio dire, è interessante questo, che io dico quello che penso, ma poi uscite di qui e siete lì a comprare 400 grammi di filetto, cioè va benissimo, o un taleggio grosso così. Prego. No, io ho avuto la possibilità di essere in Cina con un gruppo di medici di medicina tradizionale, era una visita internazionale, quindi siamo stati in una serie... Che bello che... con la salute, sempre sostanzialmente vegetariano, poi
Certo. Tradizionale. Sì, sì, no, ma infatti per me era questo, cioè non sto parlando di adesso, io sto parlando della cultura millenaria. È ovvio che un popolo come il Giappone adesso mangia un sacco di pesce, ma trovo che sia un esempio meraviglioso che esista un popolo dove un re appassionato di Buddha abbia fatto un rito che è durato per più di 1200 anni dove la carne era vietata. Cioè è interessante anche la storia del cibo, che è quello che io trovo profondamente interessante, ovviamente dal mio punto di vista, per carità, poi tutti liberi di dissentire, di pensarle in modo diverso, ma viva Dio, grazie al cielo, dobbiamo pensarle in modo diverso, cioè, assolutamente. C'era qualcuno che voleva fare una domanda? Ah no, scusami, allora guardate questo tofu con le alghe con un'insalatina di cavolo al lume boshi. Brava, poi tu gli hai messo questi germogli? Di alfalfa, sì. Degli germogli di alfalfa. Voilà. Brava Karin, apriamoci insieme un ristorante, avete visto che bello che è? Va bene, beh, ma anche questo contorno di insalata di cavolo rosso, cappuccio, è condito con la purè di meboshi, lo trovate proprio sul libro Las Vegans. Trovo un contorno squisito, colorato e ottimo da abbinare a qualsiasi pietanza. Cioè alla fine è semplicissimo perché è un'insalata di cavolo, ovviamente io non mi sono inventata assolutamente niente. Cioè io, infatti questo è il passaggio importante, io non sono una chef, sono però una mamma, una moglie, una figlia che cucina da 15 anni così per la propria famiglia e per se stessa. Ed è questo l'approccio che voglio portare, di estrema semplicità e anche di estremo gusto nella semplicità, perché cucinare tutti i giorni, 3 volte al giorno vegano, richiede impegno, richiede studio. Allora io vi dico una cosa, se siete lì lì per decidere, se magari voi non siete già vegani o vegetariani, allora sappiate che sarà un percorso in salita, non in discesa, perché dovrete studiare, passare i vostri weekend non in palestra ma a fare corsi, 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 leggere, seguire un maestro, studiare, leggere, studiare, perché la cosa di cui avrete più bisogno, come scrivo io nel mio libro, sono argomentazioni, argomenti, perché preparatevi ad essere comunque quasi sempre attaccati da dei luoghi comuni che sono molto, molto, molto difficili a morire. Quindi non è un percorso in discesa, ma tutte le grandi rivoluzioni nella nostra vita avvengono attraverso sforzo, però poi la ricompensa è meravigliosa. Ma riusciranno ad assaggiarlo? Purtroppo questo no, però riuscirete più tardi ad assaggiare dell'ottimo gelato vegan. Perché comunque capite bene che su questa piastra sì, fare tofu per tutti... Però senti, almeno non possiamo prendere 4 rappresentanti che possano dire tipo sì, è buono, chi ha voglia di assaggiare? Ci sono 4 fette. Allora, Giulio assaggia. Sì, uno di voi due, 3 la signora, dai. Almeno, tagliamoli a pezzetti. Almeno che possano dire sì, è buono, se no sembra che sto vendendo una cosa che non esiste, tipo finta, di plastica. In base alla tua esperienza, gli ultimi 15 anni, è più facile divulgare il veganismo premesso che... Prima i vegetariani erano tollerati e i vegani erano alieni. Adesso che su internet si diffonde molto il culturismo sostenibile anche con centinaia di ricercatori, i vegani sono tollerati e i fruttariani sono alieni. Quindi tu trovi più facilità a divulgare... I fruttariani tu dici? Sì, no, per il fatto che esiste molto su internet il fruttarismo sostenibile. No, allora ti dico quello che penso. È secondo me una cosa importante. Io sono stufa... Come ti chiami tu? Max. Max dice, cioè adesso tu com'è? Buono, sono contenta. Max dice, ti sembra più facile difendere adesso i vegani, perché prima i vegani erano visti come alieni, quindi invece adesso che su internet si parla tanto, allora secondo te magari come sono visti i fruttariani piuttosto che era? Questo è il senso della domanda. Ah, tu dici adesso che i vegani, come dire, sono primi in classifica, i fruttariani sono la nuova casta, quella lì un po' su cui puntare il dito. Allora, io devo dirvi una cosa personalmente, ovviamente ripeto, questa è la presentazione del mio libro, quindi magari potete non essere d'accordo. Si immagini. Però io sono stufa di sentire dire che noi vegani facciamo una scelta estrema. Allora, il termine estremo io nella mia vita non lo voglio. Io ho fatto una scelta radicale, che è un'altra cosa.
perché il termine estremo ha un'accezione negativa che io nella mia vita non voglio e non ho nessuna intenzione di sentirmi dire dagli altri: ah, però come mangi tu sei una talebana, quindi associata ad un'idea di un estremismo che porta soltanto un certo tipo di tristezza. E allora non è assolutamente così. Io ho degli amici, grandissimi fruttariani, sono persone profondamente sportive, fanno una vita meravigliosa. Mia sorella è chef crudista in Svezia, che vi assicuro che non è facile mangiare crudo in Svezia, perché non è come qui, perché comunque lei deve comprare tutto importato, perché lì loro hanno patate e barbabietole di natura. Poi sono dei grandi ecologisti da un altro punto di vista, ma sul cibo, cioè, sono in una posizione geografica dove non crescono le cose come da noi. Secondo me non esistono alieni, esistono delle persone che si mettono in discussione con la propria vita e testimoniano con la propria vita le cose nelle quali credono. Punto. Se sei fruttariano e stai bene e puoi dimostrare che stai bene, cioè la gente, quando io arrivo alle presentazioni, il mio libro precedente si chiamava La mia vita a impatto zero. Per un anno ho vissuto a impatto zero nella mia casa, senza luce, insomma. La gente si aspettava, perché io volevo capire il mio ruolo di consumatore. Quindi è stato un mio esperimento, una mia prova. La gente si aspettava che io arrivassi alle presentazioni con tre dita di ricrescita, i sandali, i piedi sporchi, il saio, così. È terribile, perché noi associamo le idee. Se sei ecologista devi avere la gonnellona, se allatti 4 anni devi avere 3 dita di ricrescita. Io ho allattato 4 anni, non ho 3 dita di ricrescita, non mi metto neanche la gonnellona. Ci sono tutti luoghi comuni di cui sono profondamente stufa. Puoi essere vegetariana, puoi essere attenta all'ambiente ed essere in forma, avere cura del tuo corpo, metterti un rossetto che ti piace e andare lì. Guardate che incredibile, se io fossi triste, con i brufoli e un po' curva, io non venderei una copia del mio libro, perché non farei pubblicità al veganesimo. E sei un figo pazzesco, e allora scusa, dillo tu. Ma tu come ti senti? E allora, cioè, punto, capisci, è questo. Sono solo luoghi comuni. Scusami, ma ripeto, e poi concludiamo, perché magari, non so, firmerò il libro, faremo una foto. Capisci che noi viviamo in una società dove dici: ho bisogno di mangiarmi una bistecca perché mi devo sentire forte come un toro, quando il toro poveretto è vegano? Ripeto. E allora capisci, cioè, capisci che sono dei luoghi comuni pazzeschi, e la gente dice sì sì, forte come un toro, senza neanche aver avuto la voglia di fare toro cosa mangia, vegan. Io, e vedi la signora che è di un'altra generazione, ti dice: è un bel colore, perché nella sua generazione se eri un po' palliduccio ti dovevi spaventare. Se è fruttariano, la signora ti ha detto che è un bel colore, continua così, bravo. Applauso. Ma sì, ma comunque ragazzi, c'è, cioè, provare, veramente provare. Provare con coscienza, provare con consapevolezza. La gente si uccide di cibo cattivo. Ci sono 1000 patologie legate al cibo. E allora noi dobbiamo riappropriarci di un modo di mangiare sano. Sano, che sia fruttariano, che sia vegano, che sia vegetariano, che sia onnivoro, che ben venga, ma sano. Non malato, patologico, triste, rinunciatario. Questa è la cosa importante. Assolutamente, ma finalmente, perché questi studi però per migliaia di anni non ci sono arrivati. E certo. Ma certo. Assolutamente. E certo. Continua così. Signori, grazie, è stato un bellissimo pomeriggio. Karin, tu, grazie, vuoi dire, Paola, qualcosa, bella? Qualcosa tu? Voglio dire che da quando sono vegana, ormai da 5 anni, la mia vita è cambiata. In bene, sono felicissima, ho scoperto un mondo nuovo di cereali, di consistenze, di colori, di creatività. E spero che ognuno di voi, da questo pomeriggio trascorso insieme, sia come i germogli di oggi, no? Un germoglio che possa nascere e svilupparsi e chissà, magari porti anche un cambiamento ad ognuno di voi. Brava! A breve arriverà del gelato vegan, quindi per 5 minuti avrete un assaggio dolce, quindi passiamo dal salato al dolce. Grazie a tutti di essere stati qui. Non sei più diventata rossa, brava, in un pomeriggio Karin è sbocciata come il germoglio. Grazie a tutti voi. Grazie.
No, i dolci, cioè io faccio una parte di ricette di dolci tiramisù, robe spettacolari, latte d'avena senza uova, con l'olio, sostituendo, e non zucchero bianco, perché lo zucchero passa attraverso un processo di raffinazione troppo violento, ma gli altri zuccheri dei cereali, come i malti, il malto di riso, il malto di mais, che zuccherano e sono meravigliosi. Quindi anche lì, cercare. Io mi tolgo il microfono così smetto di rompere le palle. Ecco. Grazie a voi. Non sono cresciuti, sono cresciuti. Ah, ok. Vanno a scuola